Hai visto ragazzi, come va? Spero tutto bene. Allora, questo è un vloggettino veloce che volevo fare insieme a voi per parlare, discutere dell'andamento del canale, del programma soprattutto. E il titolo, come avete potuto leggere, è molto molto provocatorio, dato che in questo periodo stiamo giocando praticamente insieme a Yo-Kai Watch in tutte le salse. Io purtroppo ho una finestra da questa parte che mi taglia come luce. Devo comprarmi un faretto, vabbè, lo farò successivamente. Volevo sin da subito dirvi una cosa importantissima: che il mio canale non è solo ed esclusivamente Yo-Kai. Infatti, come potete vedere, sto cercando anche di proporvi qualcosa che sia diverso, anche se ovviamente cerco sempre di accontentare un po' tutti. Quindi le serie di Yo-Kai ci sono, e in questo momento sono tre. Sono quella di Psycho Spettri normale, gli extra e Weeble Wobble. Quindi ragazzi, tranquilli, quando non pubblico un video di Weeble Wobble o di Psycho Spettri, è inutile chiedermi, ma quando lo porti? Perché tanto aspettate un paio di giorni al massimo e ve lo ritrovate. Poi per il resto sto cercando di alternare con altre serie, come è stato con Monster Hunter, come è stato anche con Layton. Solo che prima voglio vedere la vostra risposta e poi decidere se portarla avanti. In questo breve vlog, spero sia breve, altrimenti vorrebbe dire io che non riesco a fermarmi e parlo e divago, vi dirò il programma che ho in mente per il canale nel futuro prossimo. Vi dico immediatamente, subito, che sta per iniziare una serie di Inazuma Eleven. Tra un po' vi dirò tutti i dettagli in modo tale che tutti quanti quelli che vogliono Inazuma Eleven guardino questo video fino alla fine. E mi raccomando, spargete poi la voce con tutti quanti i vostri amici, perché la serie di Inazuma me la state chiedendo in tantissimi. Un'altra serie importantissima del canale che ancora non è finita e non dipende da me è quella su Life is Strange, Life is Strange Before the Storm. Vi invito a riguardarvi il primo episodio, il primo capitolo che trovate non qua, ma qua nelle schede, perché sta per uscire, è stato annunciato per giorno 19, quindi tra pochissimo, 19 ottobre, il secondo episodio, il secondo capitolo, che ovviamente porteremo al Day One. E fino adesso ho dovuto aspettare anch'io, perché mica io lo ricevo prima il gioco, quindi dovevamo assolutamente aspettare la data di uscita e continueremo, così come abbiamo fatto col primo episodio, anche con il secondo, quindi abbastanza veloce, una run di 2-3 giorni in cui ci spolperemo questo secondo capitolo, che è quello intermedio. Poi ci sarà il terzo, e anche in quel caso dovremmo aspettare. Quindi, ragazzi, so perché ho letto nei commenti quando continui Life is Strange, so che lo state aspettando. Mi raccomando, un bel ripassino qua sopra, e poi ci vediamo giorno 19 con la nuova serie. Per quanto riguarda altri titoli Nintendo, come già vi ho detto nel vlog della Games Week, ho provato Super Mario Odyssey, mi è piaciuto tantissimo, proprio in una maniera incredibile. Mi sono innamorato di questo gioco e vi ho proposto di portarlo in live. Molti di voi hanno risposto a quel sondaggio positivamente, sono contento. Qualcuno di voi giustamente mi ha detto che non lo seguirebbe, ma io sono molto convinto di portarvelo sin dal day one proprio in live. Quindi aspettatevi una serie su Super Mario Odyssey. Prima di rivelarvi tutti i dettagli sulla serie Inazuma Eleven che sta per tornare sul mio canale, anche se in realtà qualche dettaglio già l'ho dato su Instagram, quindi mi raccomando, seguitemi su Instagram, trovate il mio profilo qua sotto in descrizione. Ci tenevo a dire a tutta quanta la fetta del mio pubblico che mi segue sin da quando portavo solo ed esclusivamente Pokémon, che non mancherà la serie Ultra Sole o Ultra Luna. Già qualcuno di voi ho detto nei social o quando mi avete incontrato nelle fiere quale dei due giochi porterò. Beh, per tutti gli altri sarà una sorpresa, comunque potreste anche capirlo, dai vari trailer è stato rivelato un Pokémon che mi piace particolarmente e che quindi, essendo particolare solo di una delle due, vabbè, avete capito. Ed eccoci qui finalmente a parlare di Inazuma Eleven. Ragazzi, su Instagram avevo fatto una storia dove vi avevo anche fatto vedere l'anteprima dell'episodio. E infatti da lì potevate capire un po' qual era il gioco. Beh, molti di voi probabilmente potranno storcere il naso perché sembrerebbe che io non rispetti il sondaggio che abbiamo fatto nell'ultimo episodio di Inazuma Eleven Go Ombra. Però non è così. Perché ragazzi, io voglio assolutamente fare Go Chrono Stone, come appunto mi avete detto voi, ma proprio perché voglio dargli più importanza, lo voglio fare come una serie classica con i video giornalieri. Invece, ragazzi, ho deciso di portarvi Inazuma Eleven 1, quindi il primissimo Inazuma Eleven, in modo tale anche da imparare io stesso i personaggi, la storia, eccetera.
però farlo in live, quindi insieme a voi ragazzi. Spero che questa idea vi possa piacere, in modo tale che insieme possiamo andare avanti in questo gioco. Mi potrete aiutare, possiamo chiacchierare, posso salutarvi tutti dato che me lo chiedete, posso anche mostrare vostre fan art, tutto quello che desiderate in live. In questo modo riuscirò a conoscere bene i personaggi del primo Inazuma, poi magari se la serie va bene continueremo col secondo e col terzo, prima di andare a fare Go Chrono Stone. E poi, visto che è stato annunciato che possibilmente può uscire a breve un nuovo episodio su Switch per l'anno prossimo, beh, sicuramente quello lo vorrei portare, e quindi perché non trovarsi preparati e fare tutti gli altri giochi di Inazuma? Quindi ragazzi, vi aspetto con il primissimo episodio in live su Inazuma Eleven domani, mercoledì 18 ottobre alle ore 21. Ragazzi, mi raccomando, segnatevelo, non durerà tantissimo questo live perché so che siamo in mezzo alla settimana e quindi dovete andare a scuola, ma alle ore 21 saremo tutti pronti per goderci un'oretta di Inazuma Eleven, in modo tale da decidere anche insieme i giorni per appunto proseguire questa serie. Stavo pensando al mercoledì e il venerdì, sempre alle ore 21, in modo tale da essere costanti, precisi, avere un appuntamento settimanale. Ve lo segnate sul vostro smartphone, nel vostro calendario, vi mettete la sveglia e tutto quello che volete, così non vi perdete la storia al primissimo Inazuma Eleven. Quindi ragazzi, che dire, io ho detto un pochettino il programma in generale. Voi qua sotto nei commenti fatemi sapere anche qualsiasi altro gioco in uscita, già uscito, che vorreste vedere sul canale. Io prendo tutti i vostri consigli, li elaboro nel mio super computer e poi prendo una decisione perfetta, perché è importantissimo il vostro supporto al canale. Ci tenevo a ringraziarvi per tutto quello che state facendo fino adesso. Mi state supportando tantissimo, vi state iscrivendo in tantissimi, state guardando un sacco dei miei video, sono contentissimo. Quindi mi raccomando, qua sotto, se siete arrivati fin qui, hashtag Road to 30K, perché dobbiamo raggiungerli assolutamente entro il mese prossimo, per concludere con tutto il periodo natalizio, con tutti gli extra, dove abbiamo più tempo, con una bella base solida di 30.000 persone al nostro fianco. Grazie mille ragazzi per tutto quanto il supporto ancora una volta. Direi che ci possiamo salutare e vederci in un prossimo video, perché avevo detto che questo vlog doveva essere molto molto breve e conciso. Non ci sono riuscito, nella registrazione ho superato i 10 minuti, ma dovrò fare un sacco di tagli che non vi mostrerò perché mi impappino anche nel dire ciao a tutti ragazzi. Quindi vi do l'appuntamento al prossimo episodio, mi raccomando non mancate sempre qui sul mio canale. Un saluto a tutti, grazie ancora ragazzi e alla prossima, ciao!